Ogni riferimento a fatti, nomi e persone è puramente casuale. Questa è un'opera di fantasia che non intende offendere in alcun modo istituzioni e forze armate di qualunque stato citato. Inoltre non intende minimamente incitare a violenza di qualunque tipo o ad attività criminali e terroristiche di ogni sorta. Atti compiuti e parole pronunciate dai personaggi non rispecchiano il pensiero dell'autore del video. Scendiamo dall'auto. Batar inizia a canticchiare un'altra canzone incomprensibile, mentre Amjad impugna la sua balestra. Alvar sta guardando verso la cima della collina. Eccoci arrivati, il nostro rifugio è lassù. Accarezzi i miei due mitra nelle loro fondine, mentre Tedros mi parla. Kimani, ricorda di riposare. Sei instancabile, ma non indistruttibile. Iniziamo a salire sulle pendici, ma all'improvviso salto dietro un cespuglio, presto seguito da Amjad. Batar si accosta dietro un albero, trascinando con sé Alvar. Vicino alla casa si trova una giacca d'avorio. Sembra particolarmente rilassato. L'uniforme è aperta, non porta il basco ed è disarmato. Sta portando dei secchi di latte dentro la casa. Deve aver appena munto delle mucche. Le vedo in un recinto. Quando esce, vedo l'altro lato del suo viso e noto che gli manca un occhio. È un ottimo momento per colpirlo. Tuttavia, all'improvviso esce una ragazza dagli abiti arancioni rammendati, che mi ricordano un po' i miei abiti ocra. Non so cosa mi succeda, ma ho paura di colpirla per sbaglio, così abbasso i mitra ed esco allo scoperto, seguita dai miei compagni. Subito la donna e il soldato si girano, io accelero il passo e colpisco la giacca d'avorio, facendolo cadere a terra. Mi preparo a sparare, ma vengo spinta via dalla donna che si trova alle mie spalle. Caduta a terra, punto un mitra contro di lei e l'altro contro il guercio, mentre la donna ha un fucile a pompa puntato contro di me. Improvvisamente escono i miei alleati. Alvar ha un fucile puntato contro la donna, Batar ci tiene tutti sotto tiro con il lanciafiamme e Amjad ha la balestra carica. Poco dopo però dietro di lui si staglia un'enorme figura pallida, mentre dall'interno esce un vecchio bianco dalla folta barba. Cosa succede? All'improvviso Amjad mormora. Usutu? L'energumeno sembra riconoscere il cacciatore. Amjad? La giacca d'avorio esclama. Legione, sei proprio tu! All'improvviso loro tre lasciano cadere le armi e il cacciatore deduce. Grinta ti ha aiutato a fuggire? Il colosso albino annuisce. Sì, grazie anche a Rebecca, e indica la donna bianca che mi sta puntando un fucile a pompa. Il vecchio si schiarisce la voce. Statemi a sentire. Riponete le armi, non voglio spargimenti di sangue. Se vi serve qualcosa, ditemelo, farò il possibile per aiutarvi. Se volete ammazzarvi, fatelo lontano da casa mia. Tutti lasciano andare le armi, solo io tengo saldi i miei mitra, almeno fino a che Tedros non mi parli nuovamente. Non fare mosse azzardate, molla le armi. Ci rialziamo e facciamo le conoscenze reciproche. Il vecchio è Oscar Wiskar, la donna con il vestito arancione brillante è Rebecca, il colosso ha il soprannome di Moby Dick e la giacca d'avorio si fa chiamare Grinta ed era un carceriere della cava di ferro che abbiamo sabotato. Lì aveva conosciuto Amjad. Moby Dick era uno schiavo che si è liberato grazie a Rebecca, mentre Grinta ha disertato per allearsi con loro due. Entriamo nella casa del vecchio e ci sediamo attorno al suo tavolo. La prima a parlare è Rebecca, ha i capelli di un biondo scuro e gli occhi castani colmi di una grande tristezza e una grande rabbia. Sembra che in lei si sia rotto qualcosa. Non so come, ma ho l'impressione che io e lei ci assomigliamo. Così protecchi le giacche d'avorio? Sì, sorella, voglio vendetta. Batar interviene ridacchiando. In realtà attacchiamo importanti bersagli e li bruciamo. Amjad specifica. Più che altro liberiamo gli schiavi. Alvar puntualizza. E io mi occupo di sabotare i reattori nucleari. Non allarmatevi, sono un fisico, so quello che faccio. Grinta commenta. Va bene, Chernobyl, ci fidiamo di te. In realtà mi chiamo Alvar Turunen. Lo so, solo che il nostro cacciatore ha già un soprannome, Legione. Dopotutto, quando cacciava le sue frecce arrivavano da tutte le parti, sembrava una legione di arcieri. Indica Battar. Tu invece potresti essere Fahrenheit, visto che ti piace bruciare le cose. Il mio compagno mongolo approva. Mi piacciono questi soprannomi. Si rivolge a me. Tu sei una schiava che si è liberata. Che ne dici di Django come soprannome? E tu cosa ne dici di una raffica di mitra in faccia? Lui alza le mani. Va bene, per te niente soprannomi. Mi chiamo Kimani Keshi, vedi di ricordartelo. Lo ricorderò. Avevo pensato di chiamare Rebecca Spaghetti, visto che viene dall'Italia, ma non so chi di voi due signore mi faccia più paura. Rebecca annuisce soddisfatta, ma senza perdere la sua aria furiosa e affranta. Poi prende la parola. Kimani, che ne dici di assaltare assieme il prossimo bersaglio? Fa comodo lavorare in un gruppo più grande. Tedros è entusiasta della proposta. Sì, alleati. Più siamo, meglio è. Avremo la nostra vendetta. Con piacere, sorella. Che bersaglio sarà? Lei rimane silenziosa. Veramente non ho nessuna idea. Ho solo voglia di vendetta contro le giacche d'avorio. Il vecchio, intento spennare un pollo, mormora. Ci sarebbe il carcere. Chiedo incuriosita. Cosa stai dicendo, Oscar? Lui si stringe nelle spalle. Niente, gli anziani ogni tanto parlano da soli. Riflettevo ad alta voce che il caos è dilagato nell'isola meridionale, mentre in quella settentrionale non ci sono troppi problemi, ma un'evasione di massa dal carcere potrebbe portare parecchio scompiglio.
Ovviamente sto solo riflettendo ad alta voce, non sto minimamente dando consigli a nessuno. Lunga vita al presidente Bologi e Iobo II. Tuttavia sotto la sua barba e le sue labbra formano un sorriso, mentre ci strizza uno dei suoi occhi azzurri contornati di rughe. Grinta prende la parola. C'è un tratto di mare da attraversare per raggiungere l'isola nord. Come si può fare? Tedros esclama nella mia mente. Il mare, il mare! Kimani, potrai vedere il mare. Alvar, o meglio, Chernobyl, interviene. Ho un'idea. Potrei fingere che ci sia un problema al reattore vicino alla centrale, così da autorizzare il transito. Ho ancora qualche modulo compilabile e potrei falsificare la firma del direttore. Rebecca lo guarda con gli occhi sgranati. Basta solo una firma? Lui ha un'aria risoluta. Anche se ci fosse qualcosa in più da falsificare, mi impegnerò. In fondo non sarà poi così difficile, esclamo. Vada per la prigione. La assalteremo e libereremo i prigionieri. Sia mai che qualcuno voglia unirsi a noi. Grinta ride. E in quel caso, troverò dei soprannomi anche per loro. Fahrenheit batte il pugno sul tavolo. Brucerò un bel po' di guardie. Ahmed mormora. Ne ho abbastanza di prigionieri incarcerati ingiustamente. Sarò felice di liberarne il più possibile. Moby Dick approva. Concordo con Legione. Basta ingiustizia in questo arcipelago. Lo sguardo spezzato di Rebecca ora è deciso. Brucia di determinazione. Non permetterò che ci siano abusi su prigionieri innocenti. Chernobyl è l'ultimo a parlare, ma non per questo è meno convinto. Libereremo gli innocenti, scateneremo il caos e saboterò anche quel reattore nucleare. Oscar interviene. Ho qualche altro materassino gonfiabile. Se volete potete restare da me. Esclamo. Partiremo all'alba. Fino ad allora prepariamoci. Sarà un'impresa ardua. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace. Se non ti è piaciuto, metti un non mi piace. Se vuoi lasciare un complimento o un consiglio, scrivi un commento. Entrambi sono ben accetti. Se vuoi sapere come continua la storia, iscriviti al canale e attiva la campanella. Se vuoi aiutarmi, condividi il video o la playlist e vota nel sondaggio in alto a destra. Io sono Dario Boer e per questa puntata dell'Antologia del Bifrost è tutto. Ci si vede, ciao!